e soprattutto in Champions League, che reduce dal concentramento di Budapest, vinto in una partita tiratissima contro il Radnici, e adesso gruppo B ancora per l'AN Brescia in Champions League contro Ferencváros, Barceloneta, Waspo, Hannover, Dinamo Tbilisi e Jadran Erceg-Novi. È tutto pronto. L'AN debutta anche in campionato. Coach Sandro Bovo schiera il suo set con Marco Del Lungo, Vincenzo Rizzuto, Jacopo Alesiani, perdona, Angelos Vlachopoulos, e lo sprint che viene vinto proprio dal numero 9. Completano poi i set Christian Presciutti, Giorge Lasic, giocatore serbo arrivato con molto molto ritardo per problemi ovviamente legati al visto. Giocatore comunque già molto in forma, Maro Jokovic e Vlachopoulos, due tenori di questa squadra, due grandi campioni alla corte di Sandro Bovo. Prima palla per l'AN Brescia in posizione 3, prova ad andare Vlachopoulos che firma subito l'1-0. Agalos Vlachopoulos trova il vantaggio, l'assist dell'inquadrato Maro Jokovic e il gol di Vlachopoulos per l'1-0. Dopo soli 30 secondi di match, parte forte l'AN Brescia, lo fa con il gol del Greco. Intanto arbitro che fa rispettare le distanze anche in panchina. Parte male la Roma Nuoto con il gol subito nei primi 30 secondi. Adesso prova a riorganizzarsi subito la Roma Nuoto con Jacopo Di Santo. La palla verso il numero 6 Vavic, c'è il pressing alto di Lasic, AN Brescia che va subito a uomo. Attenzione qui alle marcature con Vlachopoulos che segue Ciotti. Ancora Roma che prova questo pallone al centro, c'è un fallo in attacco proprio della squadra ospite. Quindi possesso per l'AN Brescia, Marco Del Lungo, sguardo alto. C'è pronto Alesiani che va a ricevere adesso il pallone. Jacopo Alesiani aspetta l'arrivo di Vlachopoulos, è servito il numero 10, più a destra defilato c'è Alesiani, viene preso però da Casasola, ancora Alesiani centralmente, sempre da Vlachopoulos, le solite finte del Greco che va ancora a conclusione, becca ancora l'angolino, ma c'è situazione di uomo in più per l'AN Brescia. Nel pozzetto il numero 2 Ciotti e quindi uomo in più per l'AN Brescia che prova a sfruttarlo subito, palla per Maro Jokovic con il suo mancino, va da Vlachopoulos, poi Renzuto, ancora Vlachopoulos, il tiro questa volta smorzato bene da Francesco De Michelis. Si rimane sull'1-0, riparte la Roma che riesce ad evitare il gol in inferiorità numerica. Qua il pressing di Lasic, poi la Roma riesce a divincolarsi, Jacopo Di Santo. Su di lui Alesiani, molto forte. Ancora Jacopo Alesiani, giocatore sembrato molto molto in forma anche nelle prime uscite di Champions League. Qui butta la palla alla Roma. Possesso N. Andrà Vincenzo Renzuto. Scaraventa il pallone nelle mani di Dissomma. Avanza il numero 11. Ancora Dissomma, tanto spazio, non lo prende nessuno. Dissomma! Palo e poi fortunato De Michelis. La palla gli rimane sostanzialmente in mano. Ancora 1-0, ci ha provato Edoardo Di Sommo, un altro giocatore che è entrato alla grande nelle rotazioni di Sandro Bovo, difesa da sempre, il suo grande apporto, un giocatore anche di quantità e non solo di qualità, una squadra che è nel pieno della sua forma, l'AN Brescia, con tanti atleti giovani già medagliati, ma che hanno anche l'obiettivo di Tokyo 2021. Palla ancora per l'AN Brescia dall'altra parte, proprio Dissomma che avanza, ancora Dissomma fuori questa volta la conclusione del numero 11. 5:34 alla termine del primo periodo. De Michelis prova a far viaggiare i compagni con questa palla che arriva per un attimo
alla Roma, e poi la Enne lo riconquista subito con Alesiani che lancia la controfuga dei suoi. Attenzione a Lasic, a tu per tu con il portiere. Lasic avanza, Lasic porta avanti il pallone e segna il gol del 2-0. Lasic, oh, brava l'Enne Brescia, bravo anche Alesiani a vedere subito Lasic, poi a tu per tu con De Michelis, non si fa ipnotizzare, infila la palla alle spalle del numero 1 della Roma Nuoto. 2-0 con il gol di Vlachopoulos e di Lasic. 5 minuti al termine di questo primo periodo con la Roma che ancora non si è fatta vedere dalle parti di Marco Dellungo. Adesso c'è il pallone affidato a Pietro Faraglia che prova ad andare all'indietro, c'è qui ancora il pressing di Alesiani che può volare dall'altra parte, nuota forte Alesiani, ancora il numero 9, sempre Alesiani, prova a rincorrere la difesa con Francesco Ferraria che rientra. Alesiani vede l'arrivo di Renzuto, Enne che arriva all'attacco con Vlachopoulos, ancora Renzuto al volo, De Michelis riesce a smorzare la traiettoria, palla facilmente tra le mani del portiere della Roma, guarda il primo compagno libero che può ricevere, non c'è nessuno, il primo a girarsi è Pietro Faraglia, cercato adesso e marcato da Renzuto, fallo qui del numero 7, fallo semplice, poi attenzione alla scelta dell'arbitro che manda nel pozzetto Alesiani, e quindi è superiorità numerica per quanto riguarda la Roma Nuoto, la prima di questo periodo per la squadra di Tafur. Attenzione alla Roma Nuoto che prova a banchettare con 3 secondi alla conclusione, vediamo che arriva adesso, arriva la conclusione, il gol viene convalidato, il gol del numero 8 Jacopo Di Santo, 2-1 il gol della Roma Nuoto in superiorità numerica con Di Santo, riuscito a bucare Dellungo quando mancava un secondo al termine dell'azione. Fa sentire Massimo Tafuro più tranquillo in panchina Sandro Bovo, che ha testato tanto anche nelle uscite di Champions League, sicuramente il prossimo concentramento, quello di Budapest, che si terrà dal 15 al 18 dicembre, metterà a dura prova le calottine bresciane che affronteranno la prima giornata la Dinamo Tbilisi e poi avranno subito due gare molto molto importanti con Ferencváros e Barceloneta, banchi di prova niente male per testare la capacità di questa squadra che ha veramente tanto tanto talento. Altro uomo in più per la N Brescia, porta avanti il pallone nel pozzetto Vavic, seconda superiorità per la squadra di Sandro Bovo, qui centrale Vlachopoulos fa cadere il pallone al centro, lo afferra Renzuto che si gira, lo scaraventa in porta, il gol di Renzuto, 3-1, qual è stavolta la sfrutta molto meglio la superiorità numerica, Vincenzo Renzuto, 3-1, 3:25 da giocare, girandola di cambi per Sandro Bovo, dentro Nicolaidis, Dolce, Cristian Presciutti, Balzarini, Giacomo Cannella, spazio ovviamente a una rosa molto molto ampia quella di quest'anno per quanto riguarda l'Enne Brescia, che in porta oltre a Marco Dellungo può contare su giovani di talento come Matteo Giannazza, come Emanuele Rossi, e poi in vasca con la calottina numero 12, giocatore molto 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 promettente, ovvero Balzarini. Presciutti, fallo su Casasola, poi ancora Roma Nuoto che prova a far cadere questo pallone al centro con la deviazione provata da Casasola, e Marco Dellungo comunque si oppone, alza le mani, adesso va da Jokovic, portapalla il numero 5, poi Vincenzo Dolce, ancora Dolce, stavolta al centro, Beduina dall'altra parte,
provata da Nikolaidis, centrato in pieno volto Di Michelis, che serve adesso Pietro Faraglia, avanza di fronte a lui, si vede Graglia, alla servito adesso proprio il giocatore che va alla conclusione, sfandosi un po' della marcatura di Cannella, che poi torna, nessun problema comunque per Marco Dellungo. Dolce vede subito Cannella, attenzione a Giacomo Cannella, ha fatto molto bene anche lui nel ritiro di Budapest. Qui Maro Jokovic, che è rientrato dopo un problemino all'adduttore, ancora Maro Jokovic verso Vincenzo Dolce, 4 secondi, Dolce va alla conclusione, un bacino al palo e poi il gol di Vincenzo Dolce, 4-1, meno di due minuti al termine di questo periodo, 4-1, Vincenzo Dolce pesca una bella mattonella e infila così Francesco De Michelis. Anche Vincenzo Dolce, un giocatore che ha approdato all'N Brescia in cerca comunque di una consacrazione definitiva, già lui comunque è un fedelissimo, insomma, del gruppo di Sandro Campagna in nazionale, di quel gruppo che a Guangzhou ha vinto il campionato del mondo. Intanto palla al centro, provata ancora dalla Roma, che ha creato il pericolo più grande solamente con appunto Jacopo Di Santo, in cui ha trovato il gol, poi poca roba la squadra di Massimo Tafuro. Ricordiamo, questo è il girone B, questo nuovo, sostanzialmente nuovo campionato pensato dalla fine per ovviare i problemi legati alla pandemia. Attenzione qui però, seguiamo l'azione dell'N Brescia ancora con questo alzo di tiro che non avviene, poi sì, provato ancora una volta da Cannella, giocatore che ha una facilità di tiro incredibile. Balzarini pronto a rimettere in gioco il pallone, gira per Vincenzo Dolce, poi Cristian Presciutti, ancora Dolce, 14 secondi per chiudere l'azione, N Brescia che si fa avanti, Dolce ancora prende la mira, palla che va al centro, qui prova il dribbling Nicolaidis, poi il tiro, ancora De Michelis e poi il lancio del portiere a cercare Francesco Faraglia, qui recuperato da Cannella, fallo semplice, è arrivato anche l'aiuto di Maro Jokovic, quindi all'indietro il pallone verso Vavic, poi Pietro Faraglia, 10 secondi, chiedono di velocizzare l'azione, qui la girata al centro provata da Spione, bravo Marco Dellungo, questa azione flash provata dalla Roma Nuoto, girata rapidissima di Spione, bravo però Marco Dellungo, Dolce, ultimi 16 secondi con i cronometri perfettamente allineati, questo primo periodo, Jokovic studia la situazione, ancora Maro Jokovic con il mancino da Dolce, può prendere metri, ancora Jokovic, Jokovic chiude subito con la deviazione di De Michelis, comunque a volte alcuni gol pressoché imparabili. Buona anche la prestazione di De Michelis, che è l'unico dei suoi finora sollecitato sicuramente, anche che si è fatto trovare pronto. Qui la N Brescia non c'entra il 5-1 con questo assist per Presciutti e Cannella, sostanzialmente se la ride il capitano. Finisce qui il primo periodo, 1:50, poco più di pausa per le due squadre, con i due coach in piedi a dare indicazioni, Sandro Bovo con il suo staff, vedremo se cambierà qualcosino, se andrà ancora con i giocatori che di fatto hanno terminato il parziale. Ricordiamo N Brescia che è finita in questo girone B assieme appunto a Pallanuoto Trieste e Roma Nuoto, la prossima partita l'N la dovrebbe giocare appunto contro Trieste, anche se sarà molto complicato per positività, casi di positività
quindi insomma un campionato tutto da vivere. Gli altri gironi, con il girone A composto da Prorecco, Salerno e Quinto. No, Prorecco che ha vinto la prima partita. Il girone C composto poi da Ortigia, Palermo e dalla Lazio. Ortigia che merita appunto anche una menzione per quello che ha ottenuto in Champions League. E poi il girone D con Posillipo, Savona, Florenzia e San Donato, Metanopoli. Ultimi 20 secondi di pausa, ultimi secondi per riordinare le idee per quanto riguarda Tafuro e Sandro Bovo, anche se la squadra di Sandro Bovo sembra avere le idee molto molto chiare. Non riesce a mettere intensità a Roma Nuoto, che, stando alle parole appunto di coach Sandro Bovo, ha iniziato di fatto dopo la qualificazione un percorso di preparazione in vista del secondo concentramento di Budapest. Marco Dellungo va a depositare al centro il pallone, Cristian Presciutti, Cannella, sarà Balzarini lo sprinter questa volta insieme poi a Nikolaidis, Dolce e Jokovic, questi sette scelti da Sandro Bovo. Balzarini al centro, è pronto il numero 12, quest'oggi eredita la calottina di Nicolò Gitto, seduto in tribuna. Arriva il fischio, parte lo sprint con Balzarini che sembra in leggero anticipo, infatti afferra il pallone, dietro di lui c'è subito Dolce, portapalla l'ex Sport Management, ancora Dolce verso Presciutti, Cristian Presciutti, palla che cade al centro, qui cercato ancora Nikolaidis, De Michelis attento, questo pallone vagante lo fa subito suo, chiede palla e la ottiene Jacopo Di Santo, poi c'è un fallo grave questa volta di Cannella che se ne deve andare nel pozzetto. Seconda superiorità per quanto riguarda la Roma Nuoto, vediamo se trasformerà anche la seconda. Qui palla appunto per Di Santo, poi la conclusione e la parata di Marco Dellungo, bravissimo qui Marco, la conclusione è comunque ravvicinata e comunque forte, ha avuto un ottimo riflesso. Si rimane sul 4-1 con la N Brescia in possesso di palla. Jokovic che avrà tanti minuti a disposizione, anche perché è un giocatore che deve trovare sicuramente la condizione. Maro Jokovic, 7 secondi, ancora Maro Jokovic, vede Dolce, ancora Dolce, sempre la solita finta, palla che questa volta si spegne di pochissimo a lato. Jokovic che ha tenuto il pallone fino all'ultimo, poi Dolce con un po' di finta ha cercato di bucare De Michelis, nulla da fare, peccato per il numero 2. 6:36 al cambio Vasca, attacca la Roma Nuoto, si difende però bene l'N Brescia che tiene a distanza gli uomini di Tafuro, qui con questo pressing vedete asfissiante con Balzarini che rincorre l'avversario, poi attenzione qui alla un'altra palla al centro, molto molto bravo qui Maro Jokovic che va a difendere anche, già che c'è, e Marco Dellungo quindi può tranquillamente osservare la situazione, aspettare di cedere il pallone. Maro Jokovic sulla sua sinistra è pronto Balzarini, afferra il pallone il numero 12, c'è fallo in attacco però protesta tanto Cannella, chiamata di Colombo Romolini in favore della Roma Nuoto. Jacopo Di Santo con il suo mancino prova a lanciare Vavic, Balzarini gli urlano dalla panchina vai sulla palla, commette fallo su Vavic, poi all'indietro verso Di Santo, avanza la Roma Nuoto, lo fa con Francesco Faraglia, ancora Faraglia, 9 secondi, va in posizione 5, poi molto bravo qui Dimitrios Nikolaidis a tornare in difesa, dare una mano,
e a spegnere questo attacco della Roma Nuoto. Jokovic, ma con il mancino quasi in mano a Nikolaidis, che si fa sporcare la traiettoria del pallone e non riesce così ad agguantare la sfera precisa da parte di Maro Jokovic. Ora Francesco Faraglia lo attacca, Cannella, ancora al pressing dell'N Brescia, N Brescia che comunque sembra stare e sta già molto molto bene. Qui Presciutti va nel pozzetto, regala un'altra superiorità numerica alla Roma Nuoto. Adesso N che deve difendersi, Faraglia, attenzione, Francesco Faraglia va alla conclusione. Marco Dellungo con due mani sulla sua destra, non ha alcun tipo di problema, tiene lì il pallone e neutralizza questa inferiorità numerica. Attenzione adesso nel pozzetto tartaro, ma c'è già l'uno contro uno per quanto riguarda l'N Brescia ed è Cannella, Giacomo Cannella, si iscrive anche lui alla partita, 5-1 dopo l'espulsione del numero 12 della Roma. 5-1 e Giacomo Cannella realizza, non ha problemi, a tu per tu con De Michelis. 4-24 al cambio Vasca, N ovviamente in completo controllo di questa partita. Minuti comunque importanti per Maro Jokovic, che per ora non ha ancora trovato il gol, ma la partita è piuttosto lunga, c'è sicuramente tempo. Francesco Faraglia, attaccato il numero 4 da Renzuto, poi Alesiani sulla girata di Di Santo commette fallo semplice. Alesiani ancora, 17 secondi la Roma, deve resistere all'N Brescia questo attacco della squadra ospite. Faraglia ancora per Di Santo, non si stacca Lasic, molto bravo qui per evitare poi il passaggio. C'è il tiro comunque della Roma Nuoto, ma come avrete visto Marco Dellungo era molto molto agile, ha respinto la conclusione. Siamo già dall'altra parte con Vlachopoulos, palla che arriva ad Alesiani, centro poi per la conclusione di Balzarini che prova ancora a lottare, la palla favorisce però la Roma Nuoto che prova a ripartire con Tartaro, poi all'indietro il pallone pronto per Jacopo Di Santo, prova ad andare via ancora Di Santo su Balzarini, lo slancio del numero 8, poi Francesco Faraglia, 7 secondi Faraglia poi per Di Santo, 5 secondi distante dalla porta di Marco Dellungo, non può andare alla conclusione, c'è anche l'azione di disturbo operata da Balzarini e ora Vlachopoulos. Ma Vlachopoulos aspetta l'aiuto dei suoi, Renzuto sulla destra è pronto di somma, servito adesso il numero 11, più largo Alesiani in posizione 3 da Renzuto, carica al destro, va al centro poi, la palla colpisce la traversa e non entra, sfortunato in questa circostanza Balzarini, palla che non varca la linea e quindi ancora 5-1. Faraglia, palla poi per Pietro Faraglia, palla che cade dove c'è Jacopo Di Santo, fallo semplice di Balzarini, prova ancora a girarsi, ancora una volta però c'è Marco Dellungo, provato Tartaro, sempre con la beduina, nessun problema per Marco Dellungo, grandiosa prestazione per lui in Champions League, ha parato nei momenti decisivi. Adesso Di Somma ha già allargato in posizione 1 dove c'è Alesiani, poi ancora la palla al centro per Edo Di Somma, anticipato però dalla difesa della Roma Nuoto. Roma Nuoto che adesso ci prova sempre con Tartaro, tu per tu con Marco Dellungo, perso qui il numero 12 che va alla conclusione, il gol della Roma Nuoto, il gol del 5-2 è ancora il numero 8
Jacopo Di Santo, e doppietta personale per lui. Buca Marco Dellungo a un minuto e 42 al termine questo secondo periodo, poi cambio vasca. C'è dall'acqua Di Santo, uno dei più positivi sicuramente per quanto riguarda la Roma Nuoto. Ora Valakopoulos, giocatore che ha illuminato la squadra nelle partite sicuramente che sono complicate di più col Vuliagmeni e con il Radnički nel concentramento di Budapest. Adesso Di Somma a cercare Balzarini. Sulla sinistra è pronto Valakopoulos, ancora Balzarini da posizione 2, va la conclusione, una botta terrificante che De Michelis però riesce a respingere, guadagnando secondi preziosi per la Roma Nuoto. Adesso palla conquistata dall'AN Brescia con Lasic. Ancora Lasic, meno di un minuto ancora da giocare, superiorità numerica. Per quanto riguarda l'AN Brescia, della quarta di questo match finora, attenzione, studiamo questa situazione con Di Somma, arriva Renzuto, la distanza è quella che invita il numero 7 alla conclusione, ma De Michelis riesce a respingere. Qua Renzuto poteva sicuramente essere più preciso. Svanisce questa superiorità numerica per l'AN Brescia, finora 1 su 4. Non sarà sicuramente contento e contentissimo Sandro Bovo di questo dato. Palla per Faraglia, ancora cercato al centro, stavolta Spione, ultimi 6 secondi, vedremo se Renzuto va e andrà alla conclusione. Ci va, c'è la risposta comunque di De Michelis. Termina qui anche il secondo periodo, 5-2, e ora una breve pausa, cambio vasca per le due squadre.
È tutto pronto per la seconda parte di questo match. Ricordiamo il punteggio 5-2 in favore dell'N Brescia. Pochi secondi ancora e poi sarà di nuovo partita. N Brescia che ha trovato il gol con Dolce, Lasic, Renzuto, Cannella e Vlachopoulos. Doppietta di Vavic e non di Santo. Per quanto riguarda invece la Roma Nuoto, N Brescia che avrà il compito ora di gestire anche la seconda parte di gara. Ancora minuti per Amaro Jokovic. In vasca insieme a lui Cannella, poi Di Somma, Nikolaidis, ovviamente Marco Dellungo in porta, e vedremo se ci sarà spazio poi nel finale magari per Matteo Gianazza, che ha disputato il secondo turno di Coppa Italia nella trasferta di Palermo, rispondendo anche bene alle chiamate di Sandro Bovo. Lui, come il fratello Tommaso, due giocatori cresciuti che stanno crescendo nel vivaio dell'N Brescia. Partito il match con il possesso per le calottine bianco-blu. Maro Jokovic allargato il gioco verso l'ex Jug, ancora Maro Jokovic con il suo mancino. Palla poi per Cannella, ancora Jokovic da due, è la sua mattonella, va alla conclusione. C'è però la deviazione, palla alta, e nessun problema per De Michelis, tolte le castagne dal fuoco. Adesso Roma Nuoto prova a ricostruire con Ciotti, chiede palla Francesco Faraglia, il numero 4, riceve adesso, va ancora al centro, qui c'è la difesa di Somma, c'è anche l'aiuto di Cristian Presciutti, annullato l'attacco della Roma Nuoto. Altra ottima prestazione difensiva per quanto riguarda la difesa, guidata, comandata da Sandro Bovo, che rimane tranquillo, seduto in panchina. I suoi giocatori sanno esattamente quello che devono fare. Cristian Presciutti più largo, a destra c'è Insomma, in posizione 1 va Jokovic, si appoggia poi a Vincenzo Dolce, palla d'uscire per Di Somma, ancora Jokovic, sempre Di Somma, 4 secondi, ancora Di Somma, palla dall'altra parte per l'assist vincente di Giacomo Cannella, fa doppietta, assist perfetto di Somma per Cannella, 6-2, inizia subito forte l'N Brescia anche nel terzo periodo. Quadrato Giacomo Cannella, sei a due, e cambio per Tafuro, fuori Matteo Spione, fuori anche il numero 3 Di Santo. Pallone ora per la Roma Nuoto, che deve trovare soluzioni diverse per far male a questa N Brescia, che mette tanta intensità in tutti i match, a partire dalla partitella in allenamento. Attenzione qui alla Roma Nuoto, che prova questo timido attacco, palla all'indietro a cercare Tartaro, poi la conclusione che arriva, Marco Dellungo è bravo sul tiro provato dal numero 2 Ciotti, e quindi Maro Jokovic avanza, ancora Maro Jokovic, sarà fondamentale il suo apporto contro squadre come Ferencváros e Barceloneta. Attenzione Di Somma, 7 secondi, in dei 6 metri ancora Di Somma, 3 secondi, vediamo se va con l'alzo di tiro verso Jokovic, che va alla conclusione, c'è il tocco di De Michelis, stava sostanzialmente perdendo l'equilibrio. Maro Jokovic è riuscito comunque con il suo mancino a mettere in difficoltà De Michelis, un giocatore incredibile. Maro Jokovic, un colpo da 90 averlo qui a Brescia. Adesso AN ancora che riparte proprio da lui, Maro Jokovic, Matteo Carlo Ciotti a fare pressing alto, attenzione, superiorità AN Brescia nel pozzetto, ci va Faraglia,
Francesco Faraglia, quindi possibilità con l'uomo in più per l'N Brescia, che cambia lato completamente da Vincenzo Dolce verso Jokovic. C'è il tocco di De Michelis che tocca quel che basta per correggere la traiettoria di Maro Jokovic, va sul palo a dare una mano a De Michelis, e qui Roma Nuoto che prova a ribaltare la situazione, a portarsi dall'altra parte con Voncina all'indietro verso Ciotti. Ancora Ciotti, 7 secondi. Francesco Faraglia, vediamo se da lì va la conclusione o rinuncia al possesso per non rischiare ovviamente troppo. Ed è così. 30 secondi regalati all'N Brescia con Marco Dellungo. Ancora 5 minuti al termine di questo terzo periodo. Jokovic, avanza Jokovic, non lo tiene nessuno. Jokovic ancora, Maro Jokovic sta prendendo piano piano la mira, il giocatore arrivato quest'estate dopo esperienza all'Olympiakos. Tanto reclama il pallone l'arbitro e sarà appunto contesa con Maro Jokovic, che perde questa volta con Ciotti, possibilità di prendere il pallone. Palla per Tartaro, adesso ancora Roma Nuoto con Ciotti, chiede possesso veloce, Tafur arriva al possesso veloce, arriva anche il gol della Roma con Casasola, si gira il numero 10, 6-3, è in fila alle spalle di Marco Dellungo, tiro forte di Casasola, nulla da fare per Marco Dellungo, 6-3, prova ad accorciare le distanze la Roma Nuoto. E cambi per Sandro Bovo, ributta nella mischia Balzarini, Vlachopoulos, Lasic, Alesiani e Renzuto. Discute Sandro Bovo con il suo vice, poi va a dare indicazioni ai giocatori appena usciti, fuori anche Tartaro per la Roma Nuoto, Vlachopoulos per Renzuto, porta palla Vincenzo Renzuto, ancora Vlachopoulos da tre, prende posizione Vlachopoulos, pesca qui Balzarini, perfetto, e poi la girata di Lasic, bravo qui Balzarini, freddo a vedere subito Lasic e a concedergli così la doppietta. Combinazione tra il numero 12 e il numero 4. Balzarini ha visto solissimo Lasic, ha preferito cedergli l'assist, avrebbe anche potuto tirare. 7-3, Ande che si riporta a debita a distanza, 3-44. Graglia verso Francesco Faraglia, fuori il pallone, ancora per Graglia, allargato il gioco poi della Roma in posizione 5, poi in 4, adesso 6 secondi, attenzione qui a Vavic che ha un mancino pronto, Francesco Faraglia poi cerca e trova il compagno, si torna in posizione 1, poi Faraglia da 3, attenzione a questa azione corale della Roma Nuoto, ancora con Marco Dellungo che è costretto fare un grande intervento su Jacopo Graglia, alza le manone portiere della N e del Settebello, tanto seguiamo questa azione della N Brescia con Vincenzo Dolce per Renzuto, palla al centro, qui anticipato Lasic, anticipato il classe 96.
arrivato in ritardo, ripeto, ma già in forma, già in condizione, e comunque sembra recepire alla perfezione gli schemi di coach Sandrobovo. Attenzione qui all'alzo di tiro per Spione, che va alla conclusione e trova il gol del 7-4. Matteo Spione, ancora meno 3. La Roma nuoto. Disattenzione qui, piccola disattenzione qui della difesa dell'N Brescia. Spione va con l'alzo e tiro forte, ravvicinato da Marco De Lungo, non riesce a respingere. Rizzuto, si stacca Jokovic, 16 secondi, qua c'è fallo su Lasic, bravo il numero 4 all'indietro per Vlachopoulos. Attenzione, 15 secondi, potrebbe risolvere lui in queste situazioni, basta chiedere. Vlachopoulos, doppietta, 8-4. Giocatore che fa gol quando vuole, in ogni competizione, perché anche in Champions League ha fatto 2-3 gol. Belli, belli, belli. E qua riesce a infilare ancora una volta De Michelis per l'8-4 a 2 minuti al termine del terzo periodo. Ancora Roma nuoto, qua c'è il pressing alto di Lasic, poi Graglia, Vavic verso Graglia, ancora con il numero 9, 13 secondi, attenzione a Francesco Faraglia, sta facendo vedere tanto il numero 4, ancora qui al centro, stavolta la capisce bene la N Brescia questa azione, e la capisce con Maro Jokovic che va a fermare tutto, prova a nuotare forte e veloce Cannella, avanza ancora sempre lui, poi la conclusione, c'è la parata di De Michelis, ancora N Brescia che ha la possibilità con 20 secondi di fare male. Adesso c'è un giallo per coach Massimo Taffuro, che non indossava la mascherina. Cartellino giallo per il coach del Roma Nuoto. Intanto arriva il gol di Lasic. Ancora una volta Lasic, sempre molto intelligente a seguire, sempre molto bravo. Giorgio Lasic, gran bel giocatore. Il numero 4 che fa tripletta. Segna anche. 1:19, scattati 20 secondi, subito palla a Lazic, alla che arrivava da Lesiani, e il tocco di Lazic perfetto per il più 5 N Brescia. Ce n'è solo il fischio, l'arbitro che fa ripartire il match. Arbitri, ripetiamo, Colombo e Romolini. Attenzione adesso alla Roma nuoto, prova in questo dribbling, Vavic poi perde comunque il pallone, la Roma nuoto con Vlachopoulos e l'N Brescia in transizione. Attenzione, Vlachopoulos apre verso Alesiani, Jacopo Alesiani prova da 5 con il suo destro, palla però fuori, non di tantissimo, ma comunque fuori, anche lui ancora a secco in questa partita. Ultimi 40 secondi, azione per la Roma nuoto, la porta avanti con Ciotti, poi la palla al centro a cercare Casasola. Ancora fuori, attenzione qui, l'N Brescia che non deve commettere fallo grave. Faraglia, Francesco Faraglia, 7 secondi, va da Casasola, conclusione fuori, accompagna Marco De Lungo. Ultimi 20 secondi di questo terzo periodo e poi attenzione al lancio cercato da Marco De Lungo verso Maro Jokovic, che trova finalmente il gol, Maro Jokovic, eccolo qui, il gol del numero 5, l'aveva cercato e lo stava cercando da parecchi minuti,
Lancio perfetto di Marco Dellungo, a tu per tu con De Michelis, non ha alcun tipo di problema. 10-4, Maro Jokovic. E ancora un tempo da giocare prima della fine. Enne Brescia che il 28 novembre dovrebbe appunto giocare contro la Pallanuoto Trieste, poi la trasferta a Roma sabato 16 gennaio e poi Enne che tornerà in casa il 30 gennaio contro Trieste. Finisce anche il terzo parziale, altro mini break e poi di nuovo live per il quarto e l'ultimo periodo. Tutto pronto per l'ultimo quarto di gara, 10-4 per la Enne Brescia. Ultimo gol firmato Maro Jokovic. Adesso squadra di Tafuro deve cercare di portare a casa quantomeno la voglia di provare a creare qualche azione. Enne Brescia che ha dato dimostrazione non solo di una squadra che sta bene fisicamente, una squadra che si è già sostanzialmente trovata in tutti i suoi effettivi, ma una squadra che ha fame, ha voglia di dimostrare poi da tutto l'arco del campionato e della Champions League il valore dei giocatori. Qui Balzarini perde il primo sprint, ma di rabbia lo strappa a Ciotti e lo consegna a Daglos Vlachopoulos. Palla poi per Cannella. Ancora Cannella, poi Vlachopoulos. Avanza Vlachopoulos. Porta palla il numero 10, poi Vlachopoulos, 8 secondi. Cannella ancora. Cerca lo spiraglio, arriva la girata di Nicolaidis in Beduina, poi ancora Vlachopoulos, sempre il numero 10, ancora Vlachopoulos, un'altra bomba. Stavolta De Michelis riesce però a fermare e a contrastare. Francesco De Michelis, servire con il numero 5 Pietro Faraglia, all'indietro ancora da De Michelis, ha perso sostanzialmente tutti i secondi a disposizione la Roma Nuoto. Pressing dell'Enne Brescia che va dall'altra parte, conquista il pallone e vola dall'altra parte di vasca con Cristian Presciutti. Ancora Cristian Presciutti aspetta l'arrivo dei compagni, sempre il capitano, vede Vlachopoulos che prova ad accelerare le operazioni. Ancora Vlachopoulos, arriva Cannella, sempre Cristian Presciutti, palla poi al centro, c'è l'uomo in più nel quanto riguarda appunto
l'AN Brescia che lo trasforma a Zinò con questa girata di Nicolaidis e la grandiosa parata di De Michelis che nega un gol che sembrava già fatto sostanzialmente al Greco. Adesso AN Brescia ancora alla ricerca dell'undicesimo gol di questo match, la conclusione cercata e provata, pallone che ricade in acqua dopo aver centrato in pieno il tetto della Monpiano. Sfuma l'uomo in più per l'AN Brescia e adesso ci sarà una contesa. Vavic e Vlachopoulos. Riprendono le operazioni per la Roma Nuoto che conquista il pallone. 5:58 da giocare. La squadra di Tafuro che allarga e prova ad andare in profondità bene qui con questo contatto con Cristian Presciutti che invita l'avversario insomma a non protestare troppo. Adesso qui la palla arriva a Nicolaidis con un altro ribaltamento dell'AN Brescia, ancora la palla per Nicolaidis, questa volta il gol è buono. Gol di Nicolaidis, 11-4. Pallone regalato lì da Cannella e Nicolaidis in fila. De Michelis, cambio in porta per l'AN Brescia, fuori Marco Dellungo, dentro Matteo Gianazza. Insomma, scampoli di partita ma comunque minuti importanti per Matteo Gianazza. 5 minuti e 34 da giocare. Avanza adesso la Roma Nuoto. Ancora Roma Nuoto. Le urla di Tafuro da Bordovasca. Pallone verso Vavic. Poi attenzione alla palla che cade al centro. C'è il fallo di Somma. Fallo semplice, vediamo se va l'alzo di tiro ancora la Roma Nuoto. Di Somma questa volta per l'arbitro commette ancora una volta fallo, va nel pozzetto e time out per la Roma Nuoto. Nel pozzetto Di Somma. Ultimi 5 minuti. Matteo Gianazza in porta per l'AN Brescia, cambio, un po' di riposo per Marco Dellungo. Quest'anno, stagione ovviamente rimescolata, ridisegnata a causa della pandemia, partite che diventano sempre più concentrate, soprattutto per quanto riguarda la Champions League, insomma, si deve giocare 3 giorni, 4 giorni consecutivamente e partite come queste, insomma, per l'AN Brescia sono ottimi banchi di prova, soprattutto per testare anche la resistenza fisica. Adesso attenzione alla Roma Nuoto che manovra questo pallone in attacco. Quando mancano 5 minuti il cambio da 1 a 5, l'uscita poi in 3, la conclusione, bravo Matteo Gianazza sulla conclusione di Spione, bravo il numero 13, entrato con il piglio giusto, subito reattivo. Parato molto bene, lo ricordo, anche in Coppa Italia. Attenzione adesso alla bomba che arriva stavolta da parte del numero 5, Pietro Faraglia, 11-5, tirato molto molto forte, stavolta Gianazza si è fatto sorprendere, traiettoria che è terminata alle spalle
del giovane numero 13 dell'Enne Brescia. 11-5. Ricomincia la Enne Brescia, lo fa con Alesiani. Avanza il numero 9. Alesiani poi a servire Cannella, fallo semplice su di lui. Allarga il gioco la Enne Brescia. Palla per Vlachopoulos, attenzione qui ad Alesiani, 10 secondi per chiudere l'azione. Dolce, va in uno ancora Alesiani, palla sempre al centro, qui Nikolaidis stoppato anche da De Michelis che legge l'azione, va in aiuto ai suoi compagni e poi lancia dall'altra parte, cercare Pietro Faraglia, autore dell'ultimo gol della Roma Nuoto. Ultimi 4 minuti di gara, palla cercare il centro, c'è l'uomo in più con Dolce che va nel pozzetto. Adesso ancora situazione favorevole alla Roma Nuoto con Francesco Faraglia, l'attacco della squadra della capitale, qui Alesiani sporca il pallone agli avversari che hanno ancora 5 secondi ma li gettano alle ortiche per fortuna dell'Enne Brescia. E Matteo Gianazza che va a recuperare il pallone, vediamo se sarà Dolce a ricevere, si è girato per primo il numero 2, palla un po' corta, gli arriva comunque Dolce, la gira subito ad Alesiani, a tu per tu con De Michelis, Alesiani becca l'unico spiraglio possibile tra costato e braccia del portiere e gol di Alesiani e gol anche per lui. Jacopo Alesiani, giocatore che garantisce a Sandro Bovo chilometri infiniti di nuoto, un giocatore velocissimo, rapidissimo, una grande visione in ogni, insomma, reparto, con ogni individualità. L'Enne Brescia ha costruito veramente una squadra di assoluto valore. Adesso cambi per quanto riguarda la Roma, cambio per l'Enne Brescia. E toglie Nikolaidis e butta Lazic. Roma Nuoto adesso in possesso di palla, c'è il fallo semplice di Cannella. Altra palla che cade al centro, qui tentata nuovamente la Beduina da parte del giocatore della Roma Nuoto, c'è però Matteo Gianazza. Avanza Gianazza, poi Jacopo Alesiani verso Vincenzo Dolce, anche per lui tanti minuti in vasca. Ricordiamo che l'Enne Brescia, per chi si fosse messo all'ascolto solamente ora, manca anche Nicola Gitto per un problemino alla mano. Qua svanisce l'attacco dell'Enne Brescia e riparte la Roma con De Michelis. Pallone che cade dall'altra parte, qui fallo semplice della difesa bresciana. Attacco vivo della Roma Nuoto che comunque non ha velocità nel portare questa azione. Qui c'è la deviazione di Lazic sul tentativo di passaggio avversario e Vlachopoulos controlla la situazione, nuota il numero 10, avanza Vlachopoulos, ex Posillipo, sempre il greco, ancora Vlachopoulos, si stacca Dolce che avanza, vuole un pallone forse un po' più avanzato, chiede palla invece il capitano Cristian Presciutti, apertura spettacolare al centro per Dolce che si era inserito, palla ancora Lazic, c'è però fallo molto probabilmente del numero 4, quindi palla per De Michelis, altra buona trama cercata dall'Enne Brescia. Adesso seguiamo l'azione della Roma Nuoto, meno di 2 minuti alla fine di questo match. Adesso Cannella va a commettere fallo grave, va nel pozzetto e chiama time out Massimo Tafuro sul 12-5. Coach sa lavorare
molto molto bene con i giovani. Massimo Tafuro ha visti tanti di giocatori crescere. D'altra parte Sandro Bovo rimane seduto in panchina, i suoi giocatori parlano tra di loro per capire insomma come gestire questi ultimi, questo ultimo minuto e 45 di match. Poi il prossimo impegno della N Brescia molto probabilmente la prossima settimana nella sfida con la Pallanuoto Trieste, e poi sarà di nuovo Champions League e a gennaio altre due gare di questo girone con il ritorno contro appunto la Roma, contro Trieste il 30 gennaio alla piscina Monpiano. Roma Nuoto che attacca in superiorità numerica, pardon, ancora Roma Nuoto con Ciotti, sempre Ciotti verso Pietro Faraglia, ancora qui cercato Tartaro, finisce però il tempo a disposizione. N Brescia che riparte nel pozzetto Faraglia, subito situazione di uomo in più per l'N Brescia, subito situazione di uno contro uno per Alesiani, che raccoglie un pallone abbastanza sporco di Gianazza, poi riesce comunque l'N a liberare Balzarini, ancora Balzarini, va la conclusione e trova il gol Balzarini, servito da Cristian Presciutti. Gianazza in precedenza non aveva pescato alla perfezione Alesiani, poi numero 9 si è allargato, ha visto Cristian Presciutti che a sua volta ha servito il numero 12. 1 minuto e 08, 13 a 5 per la N Brescia. Roma Nuoto che ricomincia, lo fa con Ciotti. E poi ovviamente tutte le dichiarazioni dei protagonisti troverete sulla pagina Facebook della N Brescia, che adesso deve però contrastare attacco della Roma con Faraglia. Ultimi 6 secondi, guadagna l'uomo in più squadra di Tafuro nel pozzetto dolce. Sviluppa il gioco la squadra ospite e trova anche il gol con Bavic. Tredici a 6, 37 secondi dalla fine. N Brescia che comunque può ritenersi soddisfatta di questo match, squadra che ha messo comunque intensità, squadra che ha provato schemi, ha provato ad affinare ancora di più l'intesa. Il risultato parla chiaro, 13-6. Vlachopoulos vede Dolce, preferisce andare da solo il greco, ancora Vlachopoulos, lui Tartaro, poi Cristian Presciutti, fallo su Vincenzo Dolce da parte di Spione in 16 secondi, non va all'alzo e tiro qua, attenzione a Balzarini che va a servire Alesiani, c'è però il rigore in favore dell'N Brescia, andrà Vlachopoulos, fallo su Alesiani. Adesso attenzione, seguiamo il rigore con Vlachopoulos che centra la porta. Vlachopoulos, tripletta, 14-6. A 18 secondi dalla fine mette lui il punto esclamativo su questo match. La vittoria dell'N Brescia sulla Roma Nuoto, 14-6. N Brescia che risponde presente al primo appello in questo campionato, deve ancora fare l'ultimo sforzo qui in fila però Gianazza, numero 6 Vavic, 14-7. Disattenzione qui dell'N Brescia che non è rimasta concentrata fino all'ultimo, dicevo, N Brescia che
Raffia bene al suo esordio contro la Roma Nuoto e adesso dovrà aspettare settimana prossima, si spera, giocare contro appunto Trieste. Finisce qui il match, vince l'N Brescia, lo fa 14-7, ottima prestazione da parte della squadra di Sandro Bovo, che dimostra ancora una volta di esserci sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Una grazie a tutti quelli che hanno seguito la diretta e poi sulla pagina Facebook e social dell'N Brescia.